Andrea Mongelli è il presidente di Natisoft, una società di software nata nel 2005. Intanto che cosa fa Natisoft? Allora, Natisoft è nata dalla nostra esperienza, mia e degli altri soci, nell'ambito del facility management principale. Ci sono quanti soci? Siamo tre soci. Io, Alessandro Calvo e Giuseppe Celeste, tre soci. Fate facility management, proviamo a spiegare cos'è che non è semplice. Vediamo in modo più semplice possibile. È la gestione della manutenzione, della conduzione degli edifici, ma anche del territorio, quindi strade, aree verdi, che si attua nell'ambito del Global Service. Il Global Service è una formula contrattuale che si è sviluppata negli ultimi anni, in cui un proprietario di immobili, che può essere pubblico o privato, affida la gestione di questi immobili o delle strade del verde a un gestore unico. Questo gestore si occupa di mantenere, Noi siamo quelli che in qualche modo si sono inventati un software, ce ne sono altri sul mercato, ma il nostro ha delle caratteristiche principali nate soprattutto dalla nostra vicinanza e dall'esperienza nata sul campo, di gestire tutti i processi, quindi le richieste di intervento, l'interscambio di informazioni tra il proprietario e il gestore e addirittura i fornitori, le squadre finali sul campo. Quindi, proviamo a fare un esempio. Certo. Io sono il comune di Bologna, certo, di San Lazzaro, il nostro cliente. Con il vostro sistema cosa riesco a fare? Cosa riesce a fare il comune di San Lazzaro? Intanto può affidare gli interventi manutentivi attraverso il portale web, perché tutto gira sul portale web, quindi il tecnico del comune che ha bisogno di un intervento oppure riceve una chiamata da un cittadino è in grado di aprire direttamente sul portale segnando dove si trova questo intervento, qual è il problema e affidarlo a questo famoso gestore del Global Service che riceve sempre attraverso il portale la chiamata, la affida alle squadre, le squadre vanno sul posto e chiudono l'intervento e ne fanno anche la contabilità. Quindi tutta la trafila viene tracciata attraverso il nostro sistema. Qual è l'ulteriore valore aggiunto? Oltre che essere web, quindi essere raggiungibile da qualsiasi postazione senza avere il computer installato, è anche mobile. Quindi sia i tecnici del comune che i tecnici del gestore con un semplice telefonino, Samsung, insomma quelli che vanno più di moda adesso, è in grado di fare le operazioni di controllo e di chiusura dell'intervento, quindi garantendo il tempo reale, ma addirittura ne parlavamo prima, della possibilità di segnare attraverso il GPS, per esempio, dove si trova una buca su una strada o un albero che sta cadendo in un prato da rimettere a posto. Tutto questo in rete, tenendo tutto quanto insieme. Ecco, il vantaggio rispetto a il prima qual è? Il vantaggio rispetto al prima è che prima esistevano dei software o delle soluzioni che però erano, come dire, da una parte o dall'altra, quindi il sistema poteva essere o solo in mano al proprietario degli immobili o solo in mano al gestore e quindi ognuno aveva comunque la sua visione del mondo e la sua gestione senza poter interscambiare i dati. Aver spostato tutto sul cloud o comunque sul server web consente di avere in tempo reale la condivisione delle informazioni e dei processi. Questo è il vero valore, oltre al discorso della mobilità, quindi usare strumenti di mobilità per aggiornare i dati. Cioè, in pratica, se io segnalo una buca, il comune chiede al Global Service di aggiustarla, il Global Service arriva e l'aggiusta e dice il comune l'ho aggiustata, tutto attraverso... Tutto è tracciato e riscontrabile attraverso il nostro sistema. Ecco, però voi lavorate anche per privati. Sì, sì, certo. Il nostro diciamo, cliente può essere sicuramente l'ente pubblico, ma può essere anche il grosso gestore di patrimoni personali, di edifici, per cui anche loro hanno le stesse esigenze, hanno bisogno di gestire. Penso, per esempio, gli amministratori di condominio sono nostri potenziali clienti, o le grosse proprietà immobiliari che hanno tanti immobili da gestire e da mantenere. Nel caso dell'amministratore di condominio, per esempio, più o meno l'amministratore di condominio si trasforma in quello che abbiamo fatto prima, ad esempio, dell'amministrazione precedente, attraverso il nostro portale. Segnala il problema, chiaramente ci vuole un'organizzazione dietro, ci può essere o una struttura univoca oppure questo amministratore potrebbe mettere i suoi fornitori classici, i tre manutentori edili e l'elettricista in rete anche loro e quindi ottimizzare l'attività manutentiva anche sul mondo privato, quindi il meccanismo si sposa esattamente anche in questa direzione e abbiamo alcune società che proprio stanno utilizzando il sistema per gestire il mondo privato. Voi siete nati in tempi dal 2005 in poi di grande crisi economica, poi dal 2008 non siamo più usciti. Esatto.
Ma quali sono le prospettive del business come il vostro? Allora, intanto in qualche modo l'informatica, la gestione dei processi, lo vediamo tutti dai telefonini, dalle piccole apps che ci sono nel telefonino, sono centrali, diventano parte della nostra vita quotidiana. Noi crediamo in questo, crediamo, come negli esempi che abbiamo fatto adesso, nell'avvicinare gli strumenti tecnologici, che a volte possono sembrare complessi o lontani dalle funzionalità, all'utilizzo e alle necessità dei singoli utenti, ognuno per la sua parte, quindi dal fornitore. Quindi secondo noi, soprattutto in Italia, su questo c'è ancora tantissimo da fare, cioè c'è tanta informatizzazione e tanta riorganizzazione dei processi da fare con l'aiuto dell'informatica. Il nostro settore, che pure è un settore di nicchia, perché in qualche modo non è conosciutissimo il facility management, però ha bisogno tanto delle nostre soluzioni, quindi noi crediamo di poter andare avanti, anche con altri servizi che eroghiamo, non solo quelli esistenti. Per esempio, quello che facciamo è, abbiamo sviluppato una soluzione che si chiama Manpower Rilev, è un figlio piccolino della soluzione informatica che abbiamo, che consente ai nostri tecnici, alle nostre squadre, di spostarsi sul campo con un tablet PC, con un computer portatile a tavoletta e con la pianta dell'edificio andare a inserire l'estintore piuttosto che la centrale termica e caricare le informazioni. Dove sta il valore aggiunto di questa soluzione? Fino a oggi come si lavorava in questo modo? I geometri o i tecnici andavano con la carta, segnavano su un brogliaccio della piantina il simbolino, si appuntavano i dati, tornavano a casa e poi dovevano disegnare sul CAD tutto quanto, con rischio di aver preso cattive annotazioni, di portare dei dati scorretti. Noi invece li facciamo caricare la piantina sul tablet, vanno direttamente nell'edificio, raccolgono le informazioni in tendine apposite e quando tornano a casa hanno già finito il lavoro con anche il corredo di filmati, fotografie che testimoniano quello che hanno rilevato. Questa è un'informazione che ci sta premiando parecchio, una modalità. Cioè, serve a dare un voto all'edificio? Serve sicuramente a raccogliere la consistenza quantitativa, cioè quanti estintori ho, di che tipologia il materiale, se i vetri sono a norma o non a norma, e in più stiamo lavorando a un progetto con l'Università di Bologna, col CIRI e con altri soggetti del mercato, per provare a, dalla nostra esperienza e dalla loro esperienza, rappresentare un modello di valutazione dell'edificio da più punti di vista, quindi non solo quello strettamente manutentivo, ma anche la sua posizione nella città, dare in qualche modo un'indicazione di valore dell'immobile. Questo è un tema molto caldo in questo periodo in cui bisogna capire a livello pubblico e privato cosa ci abbiamo e quanto vale a livello di asset e di patrimonio. E nel futuro che cosa vedete? Nel futuro, nel futuro immediato noi crediamo molto nell'innovazione, quindi sicuramente stiamo investendo sia in tecnologie e strumenti di rilievo più potenti, perfezionare le nostre soluzioni, ma soprattutto la cosa che ci affascina di più è provare a utilizzare la grande quantità di materiale che raccogliamo nei nostri sistemi. Immaginate che una grossa gestione di un comune o anche per esempio l'Università di Cocca, che utilizza il nostro sistema, si parla di migliaia, centinaia di migliaia di dati raccolti di manutenzione. Questi dati, se fossero analizzati con intelligenza, e quindi qui parliamo di sistemi esperti, quindi sistemi che in qualche modo riescono ad andare all'interno dei tanti dati, trovare delle ricorrenze, trovare delle regole e provare a vedere e trovare delle soluzioni o comunque delle proposte di soluzioni. E quello su cui stiamo lavorando è un sistema esperto della manutenzione. Chiaramente è una sfida importante e complessa, però potrebbe davvero portare a dei vantaggi importanti e quindi a un ulteriore sviluppo della nostra soluzione informatica.